Husqvarna ha appena lanciato la sua nuova gamma di moto enduro per il 2023 con i nuovi due tempi TE e quattro tempi FE di tutte le taglie da 150 a 500 cm3. Ma prima di partire con questa nuova notizia ti ricordo di iscriverti a questo canale e cliccare sulla campanella così non ti perdi nessun nuovo video. Inoltre puoi trovare anche su Instagram agm.moto. Husqvarna afferma che la sua nuova gamma di 2 e 4 tempi porterà gli enduristi di tutti i livelli di esperienza ai migliori risultati possibili. In particolare ci saranno 3 2 tempi e 4 4 tempi per il 2023. Per i 2 tempi ci sono le nuove TE 150, 250 e 300. Invece per i 4 troviamo le FE 250, 350, 450 e 501. Il lancio delle nuove moto della casa lo rende l'ultimo dei produttori del gruppo KTM ad annunciare le sue enduro per il 2023, dopo che Gas Gas e KTM hanno aggiornato la gamma all'inizio dell'anno. Rispetto a Gas Gas, Husqvarna e KTM hanno entrambi moto da 150 cm3 a 2 tempi e 350 cm3 e 500 a 4 tempi, mentre Gas Gas è limitato solo ai 2 tempi da 250 e 300 cm3 e ai 4 tempi da 250 e 450 cm3. Vengono confermate le specifiche di telaio per i nuovi modelli che utilizzeranno le forcelle anteriore Explore di WP Apex e l'ammortizzatore posteriore Exact. La gamma enduro del marchio svedese presenterà anche un telaio ausiliario in carbonio in due pezzi che pesa poco più di un chilo e la regolazione automatica sui 2 tempi. Invece sui 4 tempi ci sono due mappe EFI regolabili. Inoltre l'esperienza dell'Husqvarna Factory Racing Team con Michelin a livello competitivo si fa strada sulle moto di serie, poiché tutte le moto da enduro del 2023 saranno dotate di pneumatici Michelin Enduro. Mentre KTM ha cambiato un po' i colori per la sua nuova gamma, con un po' di viola aggiunto nel mix, Husqvarna aggiorna la sua vernice rimanendo con il tradizionale bianco, blu e giallo. Per dare un'occhiata più da vicino e scoprire di più su tutte le nuove moto lanciate da Husqvarna, ho aggiunto un link al loro sito qui giù in descrizione. Ma con questo credo sia tutto con questa breve notizia. Vi domando cosa ne pensate delle nuove moto, mettetelo qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto ricordandovi di iscrivervi a questo canale e cliccare sulla campanella così non perdete nessun nuovo video e seguirmi anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao belle!